Una bella partita, guardate, bellissima la rovesciata di Borgonovo, venne bloccata da Tacconi. E poi riparte la Juve, qui Isen sfiora l'autogol, sfiora la traversa. Al 33esimo, ecco Carobbi, vedete, ha il vantaggio, perde palla per Galia. Azione velocissima e rapida, Rui Barros, il piccoletto, beffa tutti, 1-0, la Juventus in vantaggio. Al 35esimo, punizione, Baggio, Isen, si potrebbe pareggiare, ma Isen oggi sfiora le traverse, anche in questa circostanza. Al 38esimo, Galia, in area, con Di Chiara, l'arbitro Pezzella, vedete, è a 5 metri, rigore. A questo punto Boniperti lascia, qualcuno gli ha tirato le monetine, e comunque Baggio segna 1-1, il pareggio. Al 43esimo, prima della fine del tempo, il primo tempo è stato bello a tratti, molto bello a tratti, vedete la Juve che cerca di tornare in vantaggio, Barros il pallonetto, ma Landucci è molto preciso e attento e in due tempi para. La ripresa, per mezz'ora non c'è stato niente, alla mezz'ora guardate l'unico tiro della Juventus, questo che è un cross di Mauro. Quindi la Juventus letteralmente è scomparsa nel secondo tempo. Al 31esimo invece la Fiorentina nell'ultimo quarto d'ora preme come se volesse più risultato. C'è Tacconi sul cross di Bosco deviato. Al 38esimo Dunga, Borgonovo, guardate, il tiro è completamente fuori, era una occasione. Al 41esimo ancora Baggio e Borgonovo, eccolo, l'anticipo un po' contrastato, Tacconi è bravo, ma questo è il preludio del gol. 45esimo angolo, Baggio sfiorerà Battistini, state attenti, e Borgonovo fa secco Tacconi, 2-1. Angolo di Baggio, deviazione di Battistini e testa di Borgonovo. È il gol vincente che accende d'entusiasmo i tifosi viola e di rabbia quelli bianconeri. Ci vorranno gli idranti e le forze dell'ordine per sedare i tafferulli e placare gli animi. Il buon profeta Borgonovo, comunque segnare la Juventus all'ultimo minuto, che cosa vuol dire? Ma penso che è una grossa soddisfazione, penso che nell'ambito del calcio sia la mia più grossa soddisfazione, la più grande soddisfazione che io abbia mai avuto. Non avete trovato una Juve sottotono? No, assolutamente, secondo me se ne parlava anche finito il primo tempo, che è veramente una grossa squadra, mi ha fatto un'ottima impressione. No, la Juve ha fatto una bella partita in primo tempo, poi nella seconda non meno buono, poi ha fatto un infortunio, ha fatto a Fiorentina, ha fatto una 2-1 alla fine, e pazienza, speriamo di recuperare questi due punti in altro campo.